Yeah! Allora stavamo considerando di fare uno stacchetto su questa sigla tipo veline, ma quest'oggi ovviamente non c'è una velina come non ce ne sono due, bensì c'è una cara amica, Anna Capri, che ciao Massimo. Ciao, sono felice di avere qui, di averti quest'oggi. Anche io sono molto contenta. Allora, Anna è una trainer, istruttrice, e soprattutto si occupa di Pilates, che oltre a essere, diciamo, una disciplina, è anche un piacere da fare. Lo spero. Sì, infatti, più che altro per chi lo deve fare. Per chi lo deve fare. Io lo dico perché, insomma, per alcuni anni, per un po' di tempo, ho avuto un po' di problemi alla schiena, poi Anna invece mi ha aiutato con questa tecnica meravigliosa. Infatti è il motivo per cui ci siamo conosciuti, il suo mal di schiena. Esatto, dobbiamo ringraziarla a questo punto. Sì, intanto. Diciamo che ultimamente frequenta poco, infatti questo è il motivo per cui sono venuta qui io. Esatto, in effetti, guarda, prometto che finita questa serie di puntate sulla cucina, mi cercherò di rimettere un po' più... Lo spero. Di starci un po' più attenti, perché mi sono reso conto di una cosa, che noi artisti in cucina siamo veramente un disastro, perché cuciniamo bene, cioè alla gran parte cucinano tutti molto bene, e quindi poi ne abusate un po'. Capito? Specialmente nei periodi in cui c'è questa forzatura di stare a casa, no? Quindi è anche un piacere poi, no? Le festività, così, ecco, si sono passate in questo modo ai fornelli. Allora, però anche te ce l'hai l'hobby della cucina. Sì, uno dei miei hobby è appunto la cucina. E oltre ad avere una palestra che mi appassiona e mi diverte molto, ho anche questo hobby della cucina. Tra l'altro mi piace molto fare i dolci, ma non solo quelli, anche perché uno dei nostri obiettivi per chi si allena molto è mangiare bene. Quindi uno dei piatti che faremo oggi appunto è un piatto light ma ricco di proteine, quello che noi cerchiamo sempre, insomma, un po' come persone che si allenano in palestra, quindi una ricerca un po' più presente di proteine e povera di grassi. Questo sarebbe il primo obiettivo quando uno sta in cucina. Quindi, ecco, diciamo, l'attività principale è la palestra, l'allenamento, però croce e delizia, ecco, sì, c'è anche l'aspetto, quello delizioso, della cucina, in questo caso una cucina light, per avere, insomma, una buona forma, soprattutto per avere le proteine per potersi allenare, per poter crescere a livello muscolare. Ovviamente le proteine sono in primis, e proteine comunque di vario genere, quindi parliamo di carne, di pesce, di uova, di legumi, sì, poi insomma ognuno preferisce alcuni alimenti ad altri, l'importante è che sia presente, insomma. In questo caso direi quest'oggi sento già un odorino di pesce, se non sbaglio, oggi, vero? Infatti abbiamo scelto appunto il baccalà, che è appunto ricco di proteine. Sì. E povero di grassi, quindi è perfetto. Bene, anche io mi sento un po' povero in questo caso, ma non di grassi, insomma, voglio dire, anzi, quelli forse va bene, cerchiamo di, ecco, nutrirci bene assolutamente, perché davvero altrimenti se no questo 2021 non lo inizieremo bene. No, infatti, assolutamente no, soprattutto perché speriamo di ritrovarci poi presto comunque sui palchi. E comunque, ecco, nel frattempo io direi di andare già al fornello e vedere che cosa succede. Che cosa succede? Prego, prego. Messo qualcosa in questo pentola. Caso, ecco, abbiamo già messo qualcosa in pentola per avvantaggiarci, perché il baccalà ci mette un po' a cuocere. Sì, diciamo che almeno 20-25 minuti, poi dipende da che tipo di baccalà si prende, però questo è quello già mollato, quindi in 20-25 minuti massimo, diciamo che massimo, dovrebbe essere pronto. Dobbiamo aggiungere però altre cose, quindi noi ci siamo un po' avvantaggiati perché per appunto ridurre il tempo di cottura, e quindi dobbiamo aggiungere altri ingredienti, che sono la rapa rossa, anche lei molto valida a livello nutrizionale perché è un alimento antinfiammatorio e antiossidante.
e ci aiuta anche per chi soffre di pressione alta, quindi possiamo iniziare a metterla, che dici, sì, Massimo? Come no, cominciamo io subito. Così tu non ti sporchi le mani. Io faccio tutto quello che mi dici tu, perché ormai sono abituato anche agli esercizi che mi fai fare, mi hai fatto fare delle cose, sì. Tipo, che ne so, appeso a delle funi, a delle... Sì, insomma, detta così, insomma, sì, no, nel senso, non è... Sembra un po' una tortura per certi versi. Una tortura, però, ma insomma... Però il Pilates invece effettivamente è una cosa meravigliosa, ho apprezzato moltissimo e sicuramente, anzi, e spero ti prometto che tornerò ad allenarti, ad allenarmi, sì, ne avrò assolutamente bisogno, specialmente dopo questa trasmissione dove di calorie se ne mettono molte. Scherzi, perché poi ecco, tu sei una delle poche che ha preparato un piatto, come dire, sano, leggero e proteico, perché la gran parte di noi artisti si prepara la spaghettata. Beh, anche noi lo facciamo ogni tanto quando ci ritroviamo tra amici, però ogni tanto. Meno male. Non spessissimo, insomma, okay. Ecco. Diciamo che lo sgarro ci sta di tanto in tanto. Sì, sì, sì. Fa la rapa, parte. La rapa, mi hai detto che serve anche per dare colore, no? Sì, diciamo che l'ho usata principalmente per dare colore, oltre per le sue proprietà. E in questo caso il piatto appunto è cuori di baccalà mantecato e quindi il cuore è rosso. Quindi certo. Non potevamo fare un cuore bianco, no? Certo, certo, perché poi faremo dei cuoricini. Faremo dei cuoricini. Alla fine sì, vedo qui delle sì. formine, infatti, che sono molto simpatiche, no? E sì. Queste formine verranno applicate sul merluzzo per farne dei cuoricini. Ora vedremo come, insomma, si farà. Dei cuoricini che poi saranno... Sì, diciamo che gode il palato ma anche un po' l'occhio, no? Certo. Sia per il colore, sia per... Anche l'occhio sì, vuole, la sua, vuole parte. La sua parte. Scusa che prego, prego. Mi pulisco. Bene, mani. Vedo qua. Poi sì. Dovremmo mettere un po' di sale. Il sale ovviamente a piacere. Quindi sale, eccolo lì. Io inizierei con un pochino di sale, poi magari si può andare anche un po' a modificare, no? Sì, sì. Ci vuole anche un po' d'aglio. Quindi aggiungeremo uno spicchio d'aglio. L'aglio va sbucciato? Va come sì. Gli togli l'anima in genere, come fai? Oppure... Ma diciamo che metà in questo caso può bastare. Sì, metà perché basta. Magari non a tutti piace. Troppo sì, forte, quindi togliamo. A me non dispiace. Ok. E poi possiamo mettere un po' di prezzemolo. Anche perché dà un po' di sapore, sì, no? Il merluzzo in sé per sé, cioè il baccalà in sé per sé. Un pezzettino di prezzemolo. Ok. Non troppo. Sì. E poi ci sarà ovviamente la polenta. E poi ci sarà la polenta. La polenta ovviamente abbiamo presa quella a cottura abbastanza veloce, quindi circa 8 minuti. Però si può usare anche altro tipo di polenta, insomma. Sì. Diciamo che oggi abbiamo tutti poco tempo, quindi beh, sì, diciamo che rimane più comodo. È una vita frenetica rimane la nostra. Più comodo. Sì. È vero, effettivamente sì. Diciamo che questo è un piatto che si può preparare anche la mattina, prima di uscire da casa. Ah. E poi magari si può mettere nel fornetto e riscaldare. Quindi si può mangiare... Anche se uno ha poco tempo, si può mangiare in modo sano, insomma, no? Perché tu spesso, io so comunque, ecco, che ti svegli prestissimo. Abbastanza. Durante la giornata hai non so quanti appuntamenti di personal training, oltre insomma ad averlo fatto con me, comunque hai tantissimi... Sì, diciamo che in questi ultimi 10 anni il lavoro del personal training si è sviluppato molto, anche perché ci sono diverse esigenze di orari, anche di patologie, di certo. problemi, quindi il lavoro mirato sull'allievo è molto più richiesto ultimamente. Certo, quindi ti svegli la mattina presto. Ti prepari il baccalà. Sì, il baccalà qualche volta, però insomma di base c'è il mio riso, i miei pancake con le uova, sì. farina che dovevi fare anche te, che mi avevi promesso che l'avresti fatto. Diciamo certo. che insomma ecco, le promesse di Pinocchio. Vabbè, dai, in questo Infatti. Caso oggi almeno mi posso concedere di assaggiare una cucina leggera.
leggera, sì, sana. Quindi io vengo a trovarti più spesso, così faremo altri piatti light. Sì, esatto. Poi probabilmente magari faremo una trasmissione dove applicheremo il Pilates alla cucina. Che ne dici? Si può durante inventare. La cottura facciamo anche qualche esercizio, insomma, di stretching, dello psoas, per esempio, perché io con te ho scoperto questa cosa che non si mangia, non è una cosa da mangiare, ma che tutti quanti abbiamo e che io non sapevo neanche di avere. Veramente, quando fai tutte le attività fisiche, ti rendi conto di come sei fatto anche dentro. Lo psoas, che cos'è? Lo diremo dopo la pubblicità. Beh, nel frattempo che abbiamo fatto stretching, sì, e quindi abbiamo un po' allungato lo psoas, che poi mi spiegherai meglio. Meglio. Io lo so perché, però ecco, per chi non lo sapesse, nel frattempo noi abbiamo, tu hai soprattutto, tolto questo baccalà dalla padella, tolto le rape rosse, sì, giusto? Spinato, e ora lo andiamo a preparare, a frullare, sì, giusto? Ecco, quindi qua è tutto pronto. Quindi lo mettiamo. Vai pure, ci abbiamo tutto. Tutto, non ci manca non niente. Non ci manca niente. Quindi lo mettiamo dentro in modo da frullarlo. Sì. E poi aggiungeremo un po' d'olio, un po' di acqua di cottura. Perfetto. E un po' di prezzemolo. Sì. Vedi che bel colore che ha preso? Sì. Preso proprio questo colore rosaceo, sembra quasi, che ne so, un salmone, quasi una trota un salmone, salmona. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Beh, però il sapore è molto più delicato. Il sapore, eh? Adesso, sì, in realtà, io un pezzettino, mentre lo spinavi, l'hai assaggiato anche per sentire come ti sale, e quindi già, okay, comunque si capisce. Quindi io aggiungerei un pochino di acqua, l'acqua di cottura che abbiamo tolto dalla cottura, sì, appunto, che è rosacea, perché poi eventualmente dentro si può aggiungere un po' di più, sì, vediamo un po' di latte, appunto, c'era nell'acqua, viene le rape rosse, quindi è venuta questa acqua rosacea, un po' di prezzemolo, prezzemolo, sì, spezzettiamo, benissimo, e poi un po' d'olio, sì, questo ovviamente un po' a discrezione, questo lo posso mettere io, sì, dai, dimmi tu quanto. Vabbè, basta una cosa, sì, basta. Io esagero, sì, sempre, sì, un po' con, sì, l'olio, sì, ecco, diciamo che poi uno può anche assaggiare e modificare sia di sale che di olio, insomma. Ok, vado? Sì, andiamo. Questa è la cosa che mi piace di più, proprio tipo, ecco, sono quei divertimenti un po', vediamo, tipo, eh? da bambini, sì, sì, da ragazzi, da... bello. Ale, difficile questo. Sì, in effetti è un lavoro molto molto difficile. Sì, ma quanto deve andare questa cosa? Secondo me è già fatto. Diciamo che è quando pronto diventa molto omogeneo. Una poltiglia. Sì. Questa è la cosa che mi piace di più. Guarda, in tutte le puntate questo è quello più divertente. Questa è quella più divertente, sì. Allora, vediamo com'è. Vediamo un po'. Sì. Se è pronta. Possiamo vedere la consistenza, va bene. Ma sì, va bene. Quindi adesso lo rimettiamo nella padella. Perfetto. Con un filino d'olio ancora. Benissimo. E quindi lo facciamo scaldare. Bene. E poi andremo a fare la polenta. Facciamo così? Sì. Bravo, vedi? Sto imparando, Vedi qualcosina anch'io. Mm-hmm. Ecco fatto. Carino il colore. Molto, molto, molto carino. Sì. Beh, per fare i cuoricini il colore è preciso, no? In effetti sì, sono dei cuori rosa molto delicati. Poi tra l'altro il rosa è un colore che, insomma, colori che molte persone gradiscono. A me piace in particolar modo, è anche il colore preferito di mia figlia, oltre al viola, il rosa, quindi anche perfetto a te piace, ti sì, piace tantissimo. Quindi ecco, perfetto, potremmo farne anche dei confetti. Allora io aggiungerei un po' di acqua perché è molto denso, quindi no, mettiamo questa colorata. Ah, quella lì, Massimo, quella lì, l'acqua, sì, colorata. Tanto okay, se vuoi puoi girare un lo po'. Lo accendiamo un po', sì, noi. Perfetto, forse non troppo. No, abbastanza basso, poco, sì, altrimenti si attacca. Ok. Quindi lo puoi girare un pochino, nel frattempo l'acqua bolle, quindi a questo punto possiamo mettere la nostra polenta. Te la passo? Sì, la mettiamo a pioggia. Ok. Usiamo la, prego. Usiamo la frusta, il sale,
lo mettiamo? O già l'abbiamo messo? Il sale no, non l'abbiamo messo, quindi lo mettiamo. Sì. Ok, anche questo ovviamente è soggettivo. Ecco, perfetto. Allora, dicevamo, mentre versiamo la polenta a pioggia, parlavamo di questo muscolo, no? Muscolo, che è detto anche il muscolo dell'anima, perché c'è un motivo, no? C'è un motivo ben preciso. Diciamo che è uno dei muscoli che è collegato col nostro diaframma. Sì. E, però mi devi aiutare, quindi scusami. Quindi è molto importante per noi cantanti, no? Assolutamente sì. Che faccio? Vado è uno dei muscoli, sì. Ok, piano. Giriamo con la frusta per evitare che si formano dei grumi. Vai. Dato tutta? Sì, pian piano la mettiamo tutta. Quindi la lasciamo sciogliere. Dai. Ok. Ci siamo. Continua a girare. Sì. E quindi dicevamo, è uno dei muscoli che è collegato col diaframma, ma è anche un muscolo che ci permette di flettere la gamba e si collega comunque con la nostra schiena. Infatti spesso è motivo di mal di schiena proprio perché stando molto seduti oggi, molti di noi lavorano al computer, anche in macchina, si accorcia e quindi tira sulla bassa schiena e quindi spesso è motivo di dolori. Questi doloretti sempre che... E quindi è importante strecciarlo, allungarlo, rafforzarlo, quindi è sempre un equilibrio, no, tra la flessibilità e la forza dei muscoli. Ma qui parliamo un po' di tutti i muscoli, non solo del diaframma. È importante mantenere questo equilibrio. Certo. Ed è un po' la forza del metodo di Pilates, questo equilibrio tra forza e flessibilità. Sì, e anche la connessione, no? E anche la connessione mente-corpo. Mente-corpo, che è molto importante, che spesso noi facciamo dei movimenti ripetuti così, in maniera automatica, senza renderci conto invece... Sì, sono movimenti comunque abitudinari che ci portano poi ad avere degli scompensi. Scompensi quindi vuol dire che alcuni muscoli sono più forti e altri sono più deboli. E quindi questo squilibrio poi alla fine porta anche a delle posture scorrette e a delle patologie. E quindi è importante, insomma, scoprire anche le nostre patologie, i nostri difetti, i nostri limiti. Certo. È questo che ci aiuta poi il Pilates, no? Vedi? A scoprirci un pochino. Quante cose. E quindi è un po' indicato per tutti, dai bambini agli anziani. È un metodo che migliora molto la postura e la conoscenza un po' del nostro corpo. Sì, appunto. Sì, è vero. Poi si dice sempre mens sana in corpore sano. Cioè, nel senso... vale anche il contrario, cioè il corpo è sano quando anche la mente funziona bene, quindi la connessione mente-corpo è qualcosa che ci aiuta. È un po' la forza del metodo Pilates questo, esatto, oltre alla powerhouse che è appunto la forza del nostro centro, quindi parliamo di addominali, il core. Quindi il punto di forza è questo del metodo e anche questa connessione mente-corpo. Intanto qui è quasi pronto, quindi non perdiamo tempo. No, noi, assolutamente mentre cuciniamo... no, io che faccio? Vado bene così? Sì, ma nel frattempo si può chiacchierare. Sì, vai bene, questo devi solo girare. È il bello della cucina. Sì, in effetti sì, io mi sto un po' scialando, come si suol dire in questi casi. Adesso voglio vedere come farai le formine. Ma adesso ci divertiamo con quelle formine lì. Sì. Facciamo... Ecco, io oggi sto tornando un po' bambino, devo dire la verità. Si scoprono sempre cose nuove in cucina, specialmente cerchiamo di rimetterci in forma perché poi arriverà l'estate, insomma cerchiamo di stare bene in forma, quindi abbiamo imparato che con la cucina degli artisti insomma c'è un po' da fare attenzione perché mangiamo in maniera così esagerata, a volte in maniera troppo godereccia. Specialmente poi solo la notte, mangiare. Tardi. Sì, diciamo che si fa una vita un po' particolare. No, il bere che te lo dico a fare. C'è il nostro amico Piero Sommelier che ci sta ascoltando in questo momento e chissà che tipo di vino ci consiglierà per questa ricetta così gustosa, leggera, quindi probabilmente ci vorrà un vino altrettanto leggero, chi lo sa. Vabbè. Chi lo sa. Noi ci rimetteremo in forma perché poi quest'estate ci aspettano comunque dei palchi, degli appuntamenti. So che tu comunque frequenti anche tantissime situazioni live, proprio dove si fa ginnastica tutti insieme, dove si fanno degli esercizi. Beh, con le bike.
sulla spiaggia, a Riccione, o sbaglio, no? Sono queste sì, situazioni fantastiche, diciamo che, esaltano proprio che gli sportivi. C'è questo evento molto conosciuto, alla Fiera del Fitness a Rimini, dove ogni anno andiamo e si possono fare tantissime attività, quindi attività di ogni genere. A Rimini. E poi la sera in spiaggia, sì. A mangiare la piadina, perché giustamente... Bene, bene. Tu che dici? Siamo pronti per fare... Io penso che un altro minutino e la polenta è pronta. E questo per le formine è pronto, secondo te? Questo sì. Possiamo anche cominciare a fare qualche formina, così ci avvantaggiamo un pochino. Quindi che faccio? Lo metto qua? Sì, ne mettiamo un po'. Un po'? Solo un po', in modo che il resto lo manteniamo caldo. Ok. Nel frattempo facciamo qualche formina, sì. Adesso però scotta, quindi conviene aspettare un pochino, magari fare delle piccole nuvolette. Così vado modo, sì, con le mani, tanto se prima, scotta, dopo, durante... magari usa il coltello, vedete? Faccio delle... Sì, piccole nuvolette. Vado? Questo sì. Vado, questo butto qui. Provo. Che devo fare? Sì, ci così, sei. Così? Sì, non troppo forte, altrimenti si spezza. Eccolo. Quindi qui, con queste piccole formine poi andranno... Andranno sulla polenta, sulla che andremo poi a impiattare. Beh, anche tu è carino, dai. È meno incisivo. Sì, infatti sì. Un po' più deciso. Ma è diversa la mia formina dalla tua, eh? Beh, abbiamo un cuore diverso. Certo. No, però, filosofia questa. Il mestolo? Il mestolo, sì. Voilà. Intanto io continuo a fare le formine. La metto nel piatto? Sì, metto in piatto facendo un po' tutto il giro. Faccio un sì, po' il cracco così, della situazione? Insomma. Dai, dai, ne metti un altro e cerchi di riempire un po' il piatto. Okay. Poi questa quindi... adesso si fredda, quindi riesci anche a gestirla meglio. Polenta è nordica. Il baccalà è veneziano. Sì, veneziano. Diciamo che questo è un piatto, quindi un piatto un po' veneziano. Infatti è lì che l'ho scoperto questo piatto, ma quando sono andata con le mie amiche al Carnevale di Venezia. Ah, però anche l'arte è, insomma, ha delle sfaccettature varie in cucina, come nel nostro lavoro, che è passione e poi diventa un lavoro che ci appassiona, quindi sono varie. Se vuoi, Massimo, puoi mettere una fogliolina di prezzemolo. Sì. Okay, questo mi è venuto un po' troppo dentro, va bene. Come si mette? Giusto la fogliolina, sì. Così, okay, ti piace, insomma, sì, non è che c'è una regola, diciamo che giochi un pochino. Voilà. Ma ogni tanto si rompe il cuore, okay, però ci sta. Vai tu col filino d'olio. Vado io? Sì. Pulisco le mani. Quindi mettiamo un filino, tanto per... Esce. Bene, è pronto. Allora andiamo a gustare. Proviamo, sentiamo. Complimenti alla cuoca. Abbiamo davanti un piatto succulento, saporito, profumato e tendente al dolce. Quindi serve un vino che allo stesso tempo asciughi la bocca, che sia profumato e che abbia un leggero residuo zuccherino. Per questi due abbinamenti io vi porto all'estero. Prima opzione, Francia, un bel crémant d'Alsace, quindi parliamo di bollicine, un metodo classico, brut, quindi con un leggero residuo zuccherino. Oppure varchiamo il confine, andiamo nella vicina Germania e raggiungiamo una zona bellissima e ci beviamo il top del top, un Riesling Renano Vendemmia Tardiva. Allora, matita sotto l'ascella, sì. Poi mollette, seduto sugli ischi, e quindi facciamo un brindisi. Un brindisi. Ok, alla nostra. Evviva. E ora ci possiamo anche concedere questo
piatto gustoso. Io insomma sono curioso proprio di assaggiare. Mm-hmm. Prendo un cuoricino con un po' di polenta. Vado. Sì. Sì. Si possono fare anche dei crostini, sempre così in questo. Ma certo. Mm-hmm. Beh, buono. Ottimo, devo dire, leggero, nutriente, gustoso. Che vuoi di più? Niente, che vogliamo più della vita? Quindi Anna, benissimo. Grazie di cuore per la tua presenza. Grazie a te. Qui, insomma, anche oggi abbiamo fatto il massimo in cucina. Ad Anna Capri. Grazie a te dell'invito. E ci rivediamo in palestra. Eh già.